così. Cari amici, rieccoci, bentornati. È tornato a trovarci in studio Luigi Fassino, titolare dell'agenzia immobiliare Fassino Immobiliare di Saluzzo. Bentornato Luigi. Grazie Alessia, molto gentile. Grazie per aver riaccettato il nostro invito. Con molto piacere. Ci racconti un po' come nasce la tua attività? Certo. Allora, dopo la chiusura dell'attività storica della mia famiglia, che da generazioni si occupava di abbigliamento, mio padre Paolo, che da sempre era appassionato dell'immobiliare, mi ha coinvolto nell'apertura dell'agenzia nel 1994. Da allora adesso sono passati alcuni anni, abbiamo fatto un po' di strada, fortunatamente la nostra attività è cresciuta moltissimo, tant'è che prima mia madre Franca e poi mio fratello minore Marco sono venuti a lavorare insieme a me. Certo. Dove si trova esattamente la vostra agenzia? Sì, noi siamo in Piazza Vinis numero 2 a Saluzzo. Mm-hmm. Per chi conosce Saluzzo, Piazza Vinis è quella piccola piazzetta che c'è proprio nel centro di Saluzzo col monumento di Silvio Pellico, che si affaccia su Corso Italia, che è l'isola pedonale di Saluzzo. Quindi nel cuore di Saluzzo. Nel cuore della città, ecco. Assolutamente. A volte si dà per scontato, agenzia immobiliare, insomma, farà questo. Però ci sono agenzie e agenzie, no? Sì. Voi esattamente di cosa vi occupate, Luigi? Ma noi, a dire la verità, di tutto quello che è legato al mondo dell'immobiliare ci occupiamo, nel senso che partendo dagli affitti, che siano essi di alloggi oppure di locali commerciali, di cui se ne occupa mia madre, poi la compravendita naturalmente degli appartamenti a Saluzzo e nel saluzzese, poi naturalmente ci spingiamo anche a Cuneo, veniamo a Torino anche a fare delle intermediazioni, ci occupiamo anche di ristrutturazioni. Poi ci occupiamo anche della cessione delle aziende, quindi delle attività commerciali. Questo non tutti lo fanno perché è un settore abbastanza delicato. E complicato, certo. Però noi ci occupiamo anche di questo. Poi abbiamo naturalmente una collaboratrice, Maria, che si occupa della segreteria. Mm-hmm. Purtroppo mio padre Paolo l'anno scorso è mancato, lui era un pilastro portante, si occupava principalmente delle pubbliche relazioni, diciamo certo. Così. E adesso fai un po' tu questo, no? Diciamo che sì, certamente, sì, questo. È anche un bel, è bello, no? Poi alla fine fare pubbliche relazioni. Assolutamente. Poi che hai contatto diretto anche poi con certo. I clienti, insomma. È un'attività che mi piace molto, ovviamente. Quali sono le caratteristiche che vi contraddistinguono? Sì, diciamo che oltre alle numerose proposte, quindi noi abbiamo un pacchetto, un portafoglio, diciamo così, clienti, un portafoglio immobili decisamente molto grande, sia per quanto riguarda la vendita che per quanto riguarda l'affitto. Quindi questo è un punto di forza, ma questo non è sufficiente naturalmente. Quello che noi mettiamo al centro è il cliente, è l'attenzione per il cliente, è il servizio a 360 gradi. Certo. Ormai l'agente immobiliare non è più il mediatore di una volta, il mediatore che si limitava a mettere in contatto l'acquirente e il venditore per la conclusione di un affare. Oggi, e sarà sempre più così, noi dobbiamo offrire un servizio. Sono diventate centralissime le questioni urbanistiche, le questioni certo. catastali, e quindi dobbiamo assistere il cliente in ogni fase, dalla ricerca dell'immobile, alla stesura di un preliminare, alla risoluzione di tutti i piccoli o grandi problemi che possono incontrarsi, fino all'assistenza dal notaio e eventualmente certo. con un mutuo, con una banca per il mutuo. Com'è questo mercato immobiliare del 2019 che è fresco appena iniziato? Sì, allora diciamo che il 2018 si è concluso, così come già anche fortunatamente prima il 2016 e poi il 2017, con un segno positivo per quanto riguarda il numero di compravendite. Quindi il volume delle vendite è aumentato. E questo è positivo, ci fa piacere. Assolutamente no? Sì. Un dato significativo e che non può essere diciamo confutato è quello del sito del notariato. I notai italiani registrano nel primo semestre 2018 esattamente il più 10,72% di compravendite di immobili, e questo è un dato certo. Assolutamente sì, è un bel dato direi. Assolutamente. Ci fa ben sperare, voglio Ma dire, diciamo su quest'anno. Che il 2019, le previsioni del 2019 dovrebbero essere quelle di continuare l'aumento del numero di compravendite, dovrebbero stabilizzarsi i prezzi, quindi... che per alcuni anni sono stati in discesa. Questo al vero ha anche aiutato il numero di compravendite, quindi uno dei motivi per cui si sono vendute e comprate più case è proprio perché i prezzi erano un pochino più bassi. Sì. Unitamente a questo hanno contribuito anche i tassi di interesse dei mutui decisamente molto bassi, e anche fortunatamente per questo 2019 il nostro governo ha pensato bene di rinnovare, o meglio di prorogare, le detrazioni fiscali
sia per la ristrutturazione edilizia che per l'efficientamento energetico. Quindi mi viene da farti una domanda, la risposta insomma posso immaginarla. Quindi tu oggi, inizio 2019, consiglieresti di acquistare un immobile? Assolutamente sì, certo, evidentemente oltre che per la professione che faccio, è proprio un dato reale, voglio dire, per le motivazioni che ho detto poc'anzi, quindi un livello dei prezzi basso. Negli ultimi anni sicuramente ai minimi storici, i tassi che continuano a essere bassi e appunto queste detrazioni, direi che tutte queste cose fanno sì che sia quasi obbligatorio oggi comprare un immobile anziché affittarlo. Certo. Quindi sia per che pagare magari l'affitto conviene pagare un mutuo, no? Assolutamente. Tutto sommato. Facendo un mutuo anche lungo, oggi è possibile fare mutui a 25, anche a 30 anni, la rata mensile è molto vicina, se non uguale addirittura a quella di un affitto. È evidente che però alla fine del termine del mutuo io sarò proprietario della casa, mentre affittando tutta la vita, certo, al termine non avrò mai nulla. Certo. È interessante anche, aggiungerei, l'acquisto da investimento, mm-hmm, magari un'altra tipologia di immobile, parliamo in questo caso di immobili più piccoli, magari il classico bilocale, mm-hmm, da affittare arredato. Certo. In relazione, magari agli studenti, a una coppia appena sposata. Perché magari. No? C'è molta richiesta anche di affitto, anche per motivi di lavoro, persone, mm-hmm, che appunto vengono spostate periodicamente. Certo. Quindi abbiamo molta richiesta in proporzione al capitale investito, quindi a valori non molto elevati di immobili piccoli, si realizzano degli affitti buoni e quindi la redditività è elevata. Elevata. Sì, e questo direi che diventa interessante anche se paragonato a investimenti finanziari che in questo momento hanno delle redditività molto basse. Molto basse. Poi è stata inserita, non so, mi permetterei di ricordare, sì, anche se non è propriamente il mio mestiere, ma è stata inserita una facoltà da parte dei proprietari di immobili che è la cosiddetta cedolare secca, mm-hmm, cioè la tassazione separata dei redditi da fabbricato. Quindi, detto in termini un pochino più semplici, sì, per i non addetti ai lavori che ci seguono da casa. Bene, in buona sostanza uno affitta un alloggio, un proprietario incassa, sì, un affitto. Questo affitto, anziché metterlo in dichiarazione dei redditi unitamente agli altri redditi e quindi andare a sommarsi e quindi andare all'aliquota marginale la più elevata, può essere tassato da solo, sì, o al 21% o addirittura al 10% se si tratta di contratti concordati in capoluoghi di provincia, ad esempio Torino, ovviamente Cuneo, certo, o in cittadine anche più piccole che sono state dichiarate ad alta densità abitativa, quindi, con un risparmio notevole. E poi c'è anche, siccome ho accennato ai contratti concordati, che sono una sorta di, consentitemi, equo canone di una, sì, volta, ci sono dei parametri ben stabiliti, normalmente il canone è un pochino più basso e si usufruisce, per quanto riguarda il proprietario, di uno sconto sull'IMU, che è anche questa una cosa assolutamente positiva. Assolutamente sì. Luigi, so che voi avete comunque un progetto ambizioso, sì, che cosa significa? Assolutamente sì. Allora, siccome siamo persone molto ottimiste e crediamo e questo sai che ci piace, perché e crediamo nel mercato immobiliare, io e alcuni soci, che come me siamo innamorati di Saluzzo, in particolare del centro storico, una cittadina meravigliosa, direi veramente bella. Abbiamo acquistato alcuni anni fa un edificio molto grande, di circa 5.000 metri quadrati, che era la sede di un ordine religioso delle Suore Orsoline, che si trova proprio nel cuore del centro storico, a fianco della Castiglia, che è l'antico castello del Marchesato, sì, di fronte a San Giovanni, di fronte a Casa Cavassa, proprio nel cuore, nella parte più bella del centro storico. Questo è un edificio vincolato alla sovrintendenza, per la sua caratteristica di essere un bene appunto storico e di avere dei pregi architettonici, soffitti a volte, soffitti a cassettoni, una cosa veramente molto molto bella. Noi abbiamo appunto comprato questo edificio, abbiamo iniziato a novembre del 2018, quindi da poco tempo abbiamo iniziato la ristrutturazione di una prima parte. Ristrutturiamo circa 1500 metri quadrati di una parte dell'edificio che si chiama Casa Pensa. Casa Pensa erano dei nobili saluzzesi al tempo del Marchesato, al tempo di Cavassa, al tempo del Marchese del Carretto. Noi avremo intenzione di realizzare all'interno di questo fabbricato 8 appartamenti, diciamo di una dimensione medio-grande, che hanno due caratteristiche molto interessanti. Quasi tutti questi appartamenti hanno dei giardini privati, interni, esclusivi. Che meraviglia.
meraviglia, che aumentano il pregio, e poi dotiamo, costruendo dei parcheggi interrati, tutti gli appartamenti di più autorimesse. Ah. E questo di nuovo un plus valore per gli alloggi, soprattutto quelli del centro storico. Assolutamente, beh, complimenti, è veramente un bel progetto. Grazie Però mille. Vedo, Luigi, dalla spillina che hai sulla giacca, che anche sì. tu, come me, sei un rotariano, sì, vero? Sì, sì, e quindi saprai sicuramente dirci quali sono i progetti del Rotary. Certo. Ci manca un minuto e mezzo, poi dobbiamo chiudere, ma in un minuto e mezzo li diciamo tutti. Diciamo forse quello più importante, che però è anche quello meno conosciuto, secondo il mio punto di vista, e vale la pena diffonderlo. Il Rotary International è stato nominato ed è stato incaricato dall'Organizzazione Ministeriale Mondiale per la Sanità di eradicare la poliomielite nel mondo, cioè di sconfiggere questa malattia. Questa è una cosa molto importante. Molto importante, e veramente credo che pochi forse lo conoscano. Appunto, l'OMS ha incaricato, l'unica organizzazione al mondo che si occupa di questa malattia è a Rotary International. Fortunatamente, dopo tanti sforzi, tanti soldi e tanto tempo investito nell'eradicare, nel debellare questa malattia, siamo a tanto così, come dice la nostra pubblicità, e ormai i casi di poliomielite nel mondo si contano sulle dita di una mano. Questo non vuol dire che si possa cantare vittoria, perché anche quando non ci sarà più nessun caso, occorrerà che trascorrano almeno 3 anni senza che ci sia nessuna nuova infezione, certo, perché si possa dire che la malattia è stata debellata. A confermare l'importanza di questo progetto, basti pensare che Melinda e Bill Gates, con la loro fondazione, hanno deciso di donare $2 per ogni dollaro che la Rotary investirà in questo progetto. Però voglio dire, una cosa veramente importante. Molto, assolutamente. Bene, Luigi, io ti ringrazio. Grazie. Siamo arrivati al termine della sfida vincente di questa sera, quindi grazie molte Luigi Fassino, titolare dell'agenzia immobiliare Fassino Immobiliare di Saluzzo, per essere tornato. Grazie mille a te per l'invito, sono venuto con piacere. Cari amici, grazie come sempre anche a voi che ci seguite numerosissimi, mi raccomando, coi social. Vi ringrazio, vi do appuntamento a domani sera ore 20 dopo il TG regionale con un'altra entusiasmante sfida vincente. Ciao.